Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera la 18ª giornata per quanto riguarda il massimo campionato di Serie A1 di hockey su pista. Al Palaocchi di Forte dei Marmi si affrontano il Centro Porsche Versilio Hockey Pista Forte dei Marmi contro il TR Chimica Montebello. Fabio dice che si può proseguire, ne esce Lombardi. Se ne sono andati 4 minuti con Borgo in possesso di sfera, cerca di andarsene a Chicco Rossi, riesce a metterla al centro per il gol. Azione travolgente di Borgo. L'appoggio è per Zordan, se non vado errato, esatto, eccolo là. Come dicevamo Giulio, mille occasioni, ma poi... del resto lo sport in generale, l'hockey in particolare, è quello, no? E quindi una partita che è iniziata in modo e subito il pareggio di Galbas è iniziata comunque in modo diverso rispetto a quella di Coppa. All'1-0 il Zordan risponde praticamente, eccolo qua il passaggio, il missile sul primo palo a mezza altezza. Cinquini va a disturbarla all'angolo, gli riporta via sfera per il tentativo di triangolazione, la smanacciata sulla stecca di compagno ed è Turner che si incarica di battere il rigore. E visto come si muove il portiere è tutt'altro che semplice, vediamo se riuscirà Enric a trasformare. No, alza il guantone, ferma l'azione il portiere Carion. Per i Polli in possesso di sfera, per i Polli che chiude per il tentativo, l'arbitro assegna il rigore. Lombardi contro Riccardo Gnata, il tiro, la risposta, la sfera rimane lì per Lombardi che poi cerca di schiacciare un altro. Praticamente tutti i giocatori sono in area di rigore del Montebello, rosso-blu e bianco-rossi. Al centro ancora un tentativo che non riesce, ancora compagno! Ed è compagno che questa volta trova il diagonale a mezza altezza. Compagno per Cinquini, poi al momento del tiro di Cinquini c'è l'aggancio sulla stecca, c'è il blu per Cardoso. Fischio dell'arbitro, porta sfera compagno e per Turner, per Gil, la sfera per il tiro, il gol di compagno da posizione defilata, fa un gol alla squadra veramente di prima intenzione. Ancora per Ambrosio che cerca un varco, poi il gol dello squalo, non trova il filtrante, allora se lo inventa, gira intorno alla vittima e morde secco, 4-1. Tentativo di filtrante al centro che non riesce, Galbas che porta avanti sfera, la serve al Pedro Gil che mette a sedere tutti per il gol di Pignazzar al pari di quello di Zordan. Il gol è ben izzaccato dai Pignazzar, la costruzione è tutta di Pedrito, rimane lì ma poi esce Cardoso, 3-1, lo guercio, l'uscita di Riccardo Gnata, si riparte subito con Cinquini, il missile, il gol, Elia Cinquini, strameritato per tutto il lavoro. Ecco, questo è il motivo per cui insomma stiamo arrivando al decimo al termine con il Forte dei Marmi che colpisce un palo e poi la pallina carambola sulla schiena di Carrion, sfortunato in questa circostanza, sfortunato era stato Ambrosio al momento del palo, questa volta sfortunato è Carrion, la pallina entra in gol e il gol comunque è di Ambrosio. Sì, tutte le sfere arrivano sulla stecca di Borgo, è lui che distribuisce, adesso il gol di Cardoso, arriva quando mancano 5:24. La sera è ancora, stavolta sì, c'è il rigore sacrosanto, vediamo se Ambrosio riuscirà a superare Carion, là la terza rete personale, l'8-2, è impressionante,
44 anni. Tira ora Gil para la reattività. 1980. E il gol di Lombardi. Grande tiro dalla media distanza di Lombardi che supera Tahiti 8-3. Ancora Turner, Cinquini, doppietta personale e sigla la nona rete rosso-blu. Il tiro sfera che si impenna, Turner la recupera e morta là. Finisce 9-3 per il Forte dei Marmi, tripletta di Ambrosio, doppietta di Cinquini, doppietta di Compagno e poi il gol di Pignazzari, il gol di Garbas, insomma tutti a segno.